A rapidi passi verso la sfida di domenica contro la Virtus Francavilla. Per il Teramo trattasi di uno scontro diretto in piena regola e un risultato positivo, oltre che far dimenticare l'ultimo periodo un po' grigio, servirebbe per dare ulteriore forza alla candidatura ai playoff della formazione biancorossa. Cetteo Di Mascio sta provando da un paio di sedute di allenamento Mungo in quella che sarebbe un'inedita posizione di mediano davanti alla difesa. Vero che l'infortunio di Viero toglie all'allenatore quella che sarebbe stata la scelta numero uno in questo preciso momento, ma comunque può contare sulla presenza di Arrigoni in quella zona di campo. C'è da dire tuttavia che sia in casa contro il Potenza che a Pagani l'ex centrocampista del Cosenza è sembrato attraversare un periodo di forma ottimo dopo aver lasciato qualche perplessità nella prima parte di campionato. Questo potrebbe spingere Di Mascio a sfruttare il momento positivo del numero 11 cercando di trovargli quella collocazione che ha fatto fatica ad individuare anche Bruno Tedino per due terzi di stagione. Le qualità tecniche di Mungo non si discutono, così come toglierlo dalla marcatura asfissiante che potrebbe avere in altre zone di campo sono fattori che potrebbero incidere nella scelta di domenica pomeriggio. Per il resto, Di Mascio ha quasi sempre puntato davanti su una prima linea con tre giocatori, scelta che sta valorizzando e aumentando il minutaggio di K, ponendo però qualche difficoltà a Bombaggi sul fronte sinistro d'attacco. In casa Virtus Francavilla con la squalifica rimediata da Leonardo Perez, il tecnico Bruno Trocini dovrà cambiare inevitabilmente qualcosa nel reparto offensivo. Probabile che per sostituire l'ex Ascoli, appiedato dal giudice sportivo, possa essere schierato dal primo minuto Marozzi. Toccherà a lui fare da spalla a Vasquez, visto che Baclay ed Ekuban non hanno i 90 minuti delle gambe e fin qui sono stati utilizzati col contagocce dall'allenatore. Il giovane giocatore ha trovato maggiore continuità e soprattutto in ben tre occasioni partito titolare. Per lui anche un gol e due assist fino a questo momento. Gara particolare per Federico Zenuni. Il centrocampista arrivò in biancorosso nell'estate 2018 sotto la gestione di Giovanni Zichella, sostituito in corsa da Genore Maurizi, ma ha racimolato solamente 7 presenze e 84 minuti complessivi, fino a quel mercato del gennaio 2019 che lo vide scendere verso sud rimanendo in Lega Pro proprio con la Virtus Francavilla. Coi biancazzurri decisamente un rendimento differente che lo ha portato ad essere il fulcro della mediana pugliese. Per il diavolo però, la gara è di quelli da non fallire, anche se senza il sostegno del pubblico che ha fatto spesso la differenza al Bonolis.